Il tempo un po' incerto e la pioggia di questi giorni stanno rendendo il lavoro ancora più difficile, ma loro non si perdono d'animo. Gli attori, gli artigiani, i costumisti, i tecnici che stanno preparando ogni dettaglio non si lasciano scoraggiare e in queste ore stanno continuando ad impegnarsi per portare in scena la loro rappresentazione, la passione vivente di Castrocielo, arrivata alla 38esima edizione. Portiamo in scena 25 scene rappresentanti 31 momenti evangelici. Mettiamo in campo oltre 200 fra figuranti e attori e una squadra di oltre 15 tecnici che abbiamo a seguito e che da molti anni lavorano con noi in questa manifestazione. L'organizzazione anche quest'anno è stata curata dalla Proloco insieme alla parrocchia di Santa Lucia e con il patrocinio del comune. Il tema che verrà sottolineato quest'anno è quello della misericordia. Sottolineiamo appunto questo tema della misericordia con due scene in particolare. Uno è quello della parabola del padre misericordioso e l'altra è quella della scena dell'adultera. Quest'anno ci siamo avvalsi anche dell'aiuto del nostro parroco Don Natalino, che ci ha dato dei validi suggerimenti. Di anno in anno la manifestazione sta riservando sempre più spazio alla figura femminile. Nell'annunciazione il ruolo, la scena della samaritana, la scena della lapidata e quello anche abbastanza importante proprio il ruolo della madre di Gesù, dove nella scena dopo la fustigazione va a rappresentare e ad esprimere ciò che ogni madre comunque sente e prova quando vede il sangue a terra del proprio figlio. Una dedica speciale quest'anno in memoria di una persona che ha collaborato per tanto tempo con gli organizzatori. Quest'anno questa edizione è dedicata in particolar modo ad un nostro validissimo collaboratore Alberto Carnevale, che è venuto a mancare proprio qualche giorno fa. È una mancanza veramente importante per noi, in questi anni è stato uno dei motori di questa manifestazione, sempre presente, ed è stata per noi una perdita veramente importante e quindi noi quest'anno questa edizione la dedichiamo completamente a lui.